Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Mirta Merlino, la conduttrice che ha dato una svolta a Pomeriggio 5 dopo la lunga conduzione di Barbara D'Urso. La giornalista napoletana è passata dalla 7 con L'aria che tira a Mediaset e, più di tutti, per questa nuova avventura ha trovato l'appoggio di sua figlia Caterina. Scopriamo di più sulla giovane. Caterina Arcuri è nata dalla relazione che Mirta Merlino ha avuto con l'ex amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri. La ragazza ha oggi 23 anni, vive a Londra e ha due fratelli gemelli nati nel 1997, quando la loro madre aveva 24 anni. Adesso sappiamo che la giornalista è legata a Marco Tardelli, campione del mondo della nazionale di calcio nel 1982. Caterina non ha seguito le orme materne e non fa la giornalista, ma è consulente presso la London Politica. Ha studiato alla London School of Economics and Political Science, LSE. Mamma e figlia hanno un legame speciale che più volte la conduttrice di Pomeriggio 5 ha sottolineato, ad esempio durante un'intervista da Silvia Toffanin a Verissimo, quando parlando dei suoi cambiamenti ha dichiarato: «Lei ha capito che la mia vera paura era cambiare». Mirta Merlino ha dedicato parole piene di amore alla figlia in occasione del suo 23esimo compleanno il 5 giugno di quest'anno. Ha iniziato il post scrivendo: «Tu che sei nata dove c'è sempre il sole, sopra uno scoglio dove ci si può tuffare. E quel sole ce l'hai dentro il cuore, sole di primavera». Questi sono i versi della canzone di Fabio Concato, Fiore di maggio. Ha poi proseguito il post affermando: «Tu che sei il mio sole di primavera che illumina, riscalda e consola. Tu che sei i miei ricordi felici di tenerezza. Tu che sei i miei momenti gioiosi, le mie scoperte, le mie emozioni del presente. Tu che sei la mia speranza e la mia fiducia nel futuro. Tu che per me sei casa, ma anche avventura. Tu che conosci il mio cuore come nessun'altra». Parole commoventi che sono l'emblema di ciò che Caterina rappresenta per sua madre. La giornalista ha poi continuato: «Tu che conosci il mio cuore come nessun'altra, tu che voli come nei miei sogni più belli, perché io da mamma ho sempre sperato che saresti diventata le mie ali, che avresti avuto il coraggio di fare anche ciò che non ho fatto e che saresti